Pace e bene a tutti, oggi 16 giugno e noi ricordiamo Santa Giulietta. Giulietta nacque nei luoghi di Cesarea e Cappadocia, dove consumò anche il martirio verso il 307. Donna ricca e nobile, rimase vedova con un figlio piccolo. Lasciò la sua città e tutti i suoi beni per fuggire dalla persecuzione, ma raggiunta venne arrestata col suo bambino dal governatore romano del tempo di nome Alessandro con l'accusa di essere cristiana. Lunghi interrogatori, come avveniva per i martiri citati in tribunale, non le fecero cambiare idea né volle sacrificare gli dei. Il figlio Quirico, udite le parole della mamma, si disse anch'egli cristiano. Venne scaraventato a terra dal governatore e perse la vita. Impietrita dal dolore, la madre confermò la sua fede, il suo essere serva di Gesù Cristo e la rinuncia della sua vita. Le confiscarono i beni e decisero di bruciarla viva. Questa sentenza dimostrò a lei e a tutti che con l'aiuto di Dio ogni supplizio l'avrebbe fatta divenire più forte. La sua reazione fu infatti di felicità sul volto e nel cuore. Andò incontro al rogo come ad un banchetto nuziale. Ma Dio aveva preparato per lei un prodigio. Il suo corpo pronto per essere gettato nel fuoco venne protetto dalle fiamme, rimanendo intatto e la sua anima elevata a Gesù. Seppellita all'entrata del tempio in città, accanto alla sua tomba sgorgò una fontana d'acqua dolce e salutare per i malati. La martire ripeté il prodigio del profeta Eliseo agli abitanti di Gerico, trasformando anche le acque inquinate. Parola di San Basilio. Il culto di Quirico e di sua madre Giulietta è segno di autenticità del loro martirio, celebrato anche nelle omelie dei padri cappadoci. Santa Giulietta, una donna benestante per il suo tempo, con un figlio, ma purtroppo vedova, è costretta a fuggire a causa delle persecuzioni e della sua fede. Stiamo notando in questi giorni e ricordando tanti fratelli martiri, coloro che per la loro fede hanno subito la violenza e soprattutto una condanna a morte. È stato così anche per Santa Giulietta, che prima ha dovuto vivere la grande sofferenza di vedere proprio suo figlio ucciso nell'atto di difendere la propria fede. E quindi con la sua intercessione oggi vogliamo pregare per tutte le persone innocenti che sono costrette a fuggire, soprattutto per tutte le donne, per tutte le madri che vedono e vivono questa esperienza di vedere la violenza scagliarsi in maniera immotivata sui loro bambini. C'è tanto dolore nel mondo anche in questo momento e noi vogliamo sentirci vicino a tutte queste persone e quindi preghiamo. Santa Giulietta, prega per noi.